Il bello è l'imprevedibile del calcio. Il Colonia Paese fa la partita, crea almeno 5 nitide palle gol, ma alla fine è il cinico e spietato Francavilla a festeggiare un successo 1-0 fuori casa che vale oro. Nonostante i tanti assenti in casa Colonia, Ottaviani, Di Nicola, Vettese e Beni, tutti reduci dalla maxi squalifica successiva alla gara con l'Atria, l'avvio è dei padroni di casa. Al quinto la conclusione di Vignoni, la deviazione pericolosa verso la propria porta è di Di Camillo. Marzuola comunque è attento e risponde presente. Al 33esimo i giallorossi passano in vantaggio, il calcio d'angolo è di La Sorda, l'incornata vincente di testa è firmata da Valbonesi, 0-1 e terribili spettri del recente passato che si affacciano in casa Colonia. Al 44esimo i teramani hanno l'occasionissima per il pari, Pinciarelli costruisce, Arancio batte a rete, ma l'intervento sotto porta di Zenobi non è né fortunato né preciso, fuori di un soffio ed imprecazioni a non finire. Nella ripresa dopo appena un minuto il cross di Vignoni dalla sinistra costringe Marzuoli all'uscita decisa con i pugni. Al quinto ci prova Clementoni, il tiro non è malvagio ma la posizione defilata del numero 2 di casa aiuta l'estremo difensore ospite. Il Colonia cresce a vista d'occhio alla ricerca di un pari che sarebbe meritato ma che non arriva. Al 14esimo Zenobi finisce a terra nell'area di rigore del Francavilla, in campo e sugli spalti le proteste sono veementi ma per l'arbitro è tutto regolare. Al 23esimo si rivede, si fa per dire, il Francavilla con Marini, nessun pericolo per Recchiuti. 30 secondi più tardi invece sulla sponda opposta il tiro di Clementoni è più deciso ma l'esito comunque lo stesso, portiere batte attaccante. Al 32esimo il difensore giallorosso Marini rischia di combinare la grossa con questo retropassaggio suicida di testa, Arancio però lo grazia clamorosamente non trovando il tempo giusto per la battuta. Al 39esimo l'escalation del Colonia poco fortunata, ennesima palla gol del match, punizione impeccabile di Pinciarelli, miracolo di Marzuoli. Al 44esimo nuovo brivido, sponda di Di Biagio, conclusione volante ad incrociare di Arancio, nulla di fatto. 48esimo anche il palo si oppone ai teramani ma Ranconi vede svanire così l'illusione della gioia domenicale e dopo 6 minuti di recupero e l'espulsione di Sugoni, braccia levate al cielo per il Francavilla di Dorazio per la conquista di 3 punti, forse eccessivi per quanto visto in campo ma che valgono la tanta desiderata zona tranquillità. Il Colonia non può che fare mea culpa invece per le tante occasioni da gol create e non concretizzate.